Benvenuti e bentornati cari amici FNauti. Oggi voglio affrontare con voi un argomento che so essere molto sentito nella nostra community e non soltanto nella nostra. E cioè voglio parlare delle ansie che hanno un po' quasi tutti gli street photographer. Sì, si è sentito bene, perché nonostante la fotografia di strada sia un'arte emozionante che ci stimola, ci gratifica, può portare però con sé una serie di preoccupazioni e di ansie che molti di noi hanno già sperimentato. Però non ci sono problemi. Oggi vediamo di affrontarla insieme questo argomento e siccome non sei solo, parleremo proprio di come gestire e superare queste ansie. Ovviamente però scrivetemi sotto nei commenti se avete qualche altro rimedio per gestire l'ansia che potrebbe essere utile a tutti quanti. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale e di accendere la campanella. Anzi, condividete pure questo video così mi date anche una mano a crescere su YouTube. Prima di tutto, cerchiamo di capire esattamente di cosa parlo, cioè cosa sono le ansie e le paure. Entrambe sono delle risposte emotive naturali che sorgono di fronte a delle minacce oppure alcune sfide, ma nonostante si somiglino tra di loro, sono molto diverse. Infatti la paura è la risposta a un pericolo, una minaccia che è presente nel qui ed ora. È una sorta di istinto di sopravvivenza che ci prepara alla lotta oppure alla fuga. L'ansia invece è legata a delle preoccupazioni oppure dei timori che sono futuri, cioè in realtà ancora non ci sono, e che addirittura sono legate a una minaccia che non è tangibile, non è una minaccia specifica. Allo stesso modo però ci tremano le gambe, ci manca l'aria, è quella sorta di apnea con cui alla fine viviamo tutti quanti, che ci piaccia oppure no. Ecco, adesso cerchiamo di capire però che io non ne voglio fare un discorso di psicologia perché non voglio responsabilità. Che poi mi dite che è colpa mia se non si apre il paracadute quando vi siete lanciati da un aereo oppure cose così. Vi dico soltanto come mi comporto io di fronte all'ansia e alla paura e voi potete provare a fidarvi oppure tranquillamente mandatemi al diavolo. Vi dico subito però che l'ansia è uno di quegli stati d'animo che vanno accettati perché è lì e c'è un motivo. Il nostro corpo infatti reagisce perché è fatto per ottimizzare i processi, è fatto per difendersi da quelle situazioni che ci preoccupano. Ecco, l'ansia e la paura non vanno respinte quando sentiamo un momento di agitazione. Il trucco perciò non è quello di metterci le cuffie e pensare ad altro così ce ne dimentichiamo, oppure addirittura sentirsi forti e convincersi davanti allo specchio che si è più forti delle nostre paure, come per esempio fa certa gente prima di salire sul palco. No, non funziona esattamente così, perché per il cervello, non esiste la negazione. Quindi non pensare all'ansia non è certo un buon modo per non pensare all'ansia. Ecco, anzi, solitamente funziona proprio al contrario. E la colpa è sua, dell'amigdala, che nonostante sia molto piccola, svolge però un ruolo importantissimo nel nostro cervello. Esattamente l'amigdala è chi influenza le nostre risposte emotive, il nostro comportamento sociale e la nostra memoria emotiva. Ma quindi io, personalmente, che faccio? Com'è che mi comporto? Come risolvo questa situazione? Come affronto l'ansia? Di solito mi chiedo perché? Perché ho l'ansia oppure perché ho paura? E questa domanda molto semplice mi aiuta però ad accettarla e quindi a convivere con uno stato d'animo che ha tutto quanto il diritto di stare lì. E io gli parlo proprio all'ansia, no? Ci faccio proprio dei discorsi come fosse la mia migliore amica. E questo lo faccio proprio per viverci bene insieme. 1. Contatto con le altre persone. È una dura lotta qua a vedere e a scegliere chi chiamare. Aspetta, adesso chiamo... Mario, vediamo che ci dice lui. Ciao Tullio. Ciao Mario, scusami che ti ho disturbato. Dimmi. Ok. Senti, il prossimo video, insomma, mi è venuto in mente di farlo sulle paure che alcuni di noi hanno quando vanno a scattare fotografie per strada, no? Volevo sapere innanzitutto perché e se è così e perché. Sì, è così, c'è un solo motivo, o perché io mi preoccupo della reazione delle persone che fanno quest'altra, sono della reazione che potrebbero avere, soprattutto se si accorgono di essere fotografate. Ok, quindi il contatto insomma con qualcuno in mezzo alla strada che potrebbe urtarsi per la nostra passione.
Esatto. Ok, va bene, non ti dispiace ovviamente se questa cosa la mettiamo nel video, No, figurati, io te l'ho detto, senza nessun problema. perfetto, ti ringrazio Mario. Madonna mia, c'è molta più gente di quella che potessi mai immaginare che ha paura di fare street. Vediamo cosa ci dice Rocco. Ciao Rocco, ti disturbo? Giulio, ciao, no, assolutamente. Come stai? Che piacere sentirti. Bene, bene, dai. Tutto Grazie mio. a te. Ok, senti, allora io domani dovrei riuscire, insomma, a concludere questo video sull'ansia e sulle paure quando si fa street photography. Anche tu hai questo problema? Sì, l'ho avuto soprattutto in passato, i primi tempi, avevo veramente la paranoia. Ok. Come immagino un po' tutti, nel senso l'approccio alle altre persone, il fatto dello sguardo, quello che ti guarda, come dire, questa cosa sta facendo, ma mi sta fotografando. Insomma, è una cosa, penso, abbastanza normale. Ok, io ti ringrazio tanto, ti chiedo scusa per Figurati. l'orario e ci sentiamo Ma ci prestissimo. mancherebbe, dai. Ok, ciao, ciao Rocco, Ciao, ciao, ciao ciao. ciao, ciao, ciao. Ogni volta che ci avventuriamo fuori con la nostra macchina fotografica ci sentiamo come fossimo un agente segreto in una missione. Soltanto che invece di risultare invisibili, sembra quasi che abbiamo un faro luminoso che è puntato addosso. Ogni passo, quindi ogni click della nostra fotocamera è come un segnale di fumo che dice: "Oi, guarda, sto qui, c'ho una fotocamera". Ma in realtà noi vorremmo però passare inosservati, quindi mescolarci tra la folla come un ninja. Ma con una fotocamera in mano questo è molto difficile e sembriamo più un fenicottero in un branco di piccioni. Non c'è un modo reale di nascondersi quando siamo fuori. Ogni volta che tentiamo di scattare una fotografia in strada, ci sentiamo come se stessimo cercando di ballare il tango in mezzo a un concerto rock. Le persone non si aspettano di essere fotografate durante la loro giornata e noi invece che facciamo? Cerchiamo proprio di fotografarle. Finiamo perciò di sembrare più sospetti di un gatto che si aggira intorno a un pesce rosso. È come se avessimo una freccia al neon che lampeggia sulla nostra scritta che dice: "Sono qui, sto cercando proprio te per farti una fotografia". Questo è esattamente quello che proviamo tutte le volte che usciamo a fotografare. Ma ancora una volta vi devo dire che no, non è proprio così. La verità è che, ammettiamolo, adoriamo tutti quanti stare al centro dell'attenzione perché siamo tutti quanti un po' egocentrici. Questo si chiama in gergo spotlight effect, o meglio chiamato effetto riflettore, secondo cui abbiamo la tendenza a sovrastimare la quantità di occhi che abbiamo addosso. E questo porta proprio a modificare il nostro comportamento perché se tutti quanti ci guardano, allora dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare bella figura. Però c'è una buona notizia, e cioè non ci caga nessuno. Proprio così. Non ci guardano tutti quanti. Perciò possiamo tranquillamente fotografare in maniera serena, consapevoli che se non siamo irrispettosi oppure inquietanti, la gente è più disposta ad ignorarci che a stare attenta a noi. Perciò, meno pippe, please. 2. Non avere tempo libero. Oi? Oi là, ciao Colette, come Sì. stai? Ti disturbo? Dimmi. Ok. Senti, no, volevo sapere, io so che tu ogni tanto quando esci a fare fotografie, insomma, un po' ti preoccupi, cioè vieni Ah, vabbè, assalita mi dalla hai nostra. fregata, alla fine mi hai fregata la Sì, telefonata. hai risposto al sondaggio, quindi Immagino, inevitabilmente non potevo non chiamarti. immagino. Sì, un po' di ansia ce l'ho perché poi alla fine la vita è sempre un incastro di tantissimi impegni. E quindi io soffro un po' l'ansia di non avere il giusto tempo di poter andare a scattare foto, soprattutto quando l'ho programmato magari, no? Perché può uscire un imprevisto. E così mi ritaglio sempre pochi momenti che non sono mai abbastanza perché vorrei sempre più tempo per fare street. E rischi di non goderteli quando esci. Ho No, è certo, e succede questo, sì. capito. Vabbè, lo sai che ovviamente andrai in onda, vero? Eh sì, certo, esatto, firmo la liberatoria, dai. Lo Ok, sapevo che alla fine ti fregavi. ok. Va bene, grazie, grazie. Un Prego, bacio. prego, adesso Ciao. mi conti. Avere un po' di tempo libero per uscire a scattare qualche fotografia è un po' come vincere alla lotteria.
E poi avere addirittura voglia di farlo, nonostante faccia troppo freddo oppure faccia troppo caldo, e che addirittura il divano sia più accogliente dei San Pietrini di Piazza di Spagna, è come trovare una doppia sorpresa, un doppio regalo nell'uovo di Pasqua. Quindi il mio consiglio è quello di non trasformare questa fortuna che abbiamo oggigiorno in un onere. La fotografia non deve essere come quelle verdure che ci facevano mangiare per obbligo quando eravamo bambini, piuttosto dovrebbe essere quella fetta di torta che riuscivamo a rubare quando non ci guardava nessuno. Fotografare per noi dovrebbe essere un piacere, non più un compito. Immagina di uscire e scattare una fotografia come se fosse l'ultima volta. Ma non intendo dire nel senso di "Oh my God, it's the end of the world". No, non è la fine del mondo. Soltanto ti consiglio di dire "Wow", ogni volta che esco è un'esperienza unica. Ecco, quando ti avventuri con la tua macchina fotografica, stai praticando l'arte, ma perché piace a te, non perché c'è un giudice invisibile con un registro che ti dà i voti. Quindi ogni momento goditelo, assapora la gioia e la felicità che ti provoca scattare una fotografia. Perché alla fine, se la fotografia diventa un lavoro, è come mangiare una pizza senza mozzarella. E chi vorrebbe mai farlo? A parte chi è intollerante al lattosio, ovviamente. 3. Correre per paura di non vedere tutto quanto. Ehi, Emanuele, ciao, ti disturbo. Allora, aspetta che me ne vado in bagno, ci facciamo la telesega. Va bene, va bene. Sei già in diretta, non vorrei dire questa cosa, volevo dirtela dopo, ma te la dico adesso. Non posso dire le parolacce, va bene. Allora, so che c'hai ogni tanto, insomma, c'è una piccola paura che hai quando vai a fare street photography, o mi sbaglio? La paura è quella di non trovare la scena adatta per quello che, per dove sono nel momento in cui mi trovo. Ok, perfetto. Quindi con un po' di paura in realtà nel perdere qualcosa di una scena che potrebbe essere più interessante rispetto a quello che stai cercando. Grazie Emanuele, scusami se ti ho disturbato per cena e ci sentiamo con calma, va bene? Non sai tutte le autorizzazioni per disturbarmi quando vuoi, ciao a tutti. Ciao, bello, ciao. Non chiedetemi perché, ma noi fotografi abbiamo un modo curioso di comportarci quando usciamo a fare fotografie di strada. Ci trasformiamo tutti quanti un po' in Usain Bolt. Cioè corriamo come se stessimo partecipando alla maratona di New York, e questo può causare due ordini di problemi. Il primo è quello di correre da un monumento all'altro consultando sempre la mappa oppure la nostra idea di uscita fotografica, cercando di spuntare ogni attrazione che abbiamo messo sulla lista. Finiamo perciò per vedere tutto quanto, ma in realtà non assaporiamo nulla, cioè non ci sentiamo parte della città, del viaggio. È un po' come cercare di mangiare un pranzo di 5 portate e farlo in 5 minuti. Alla fine ti senti stanco, sei confuso, a butto, diciamo noi, e probabilmente non ricorderai nemmeno molto di quello che hai visto. Però c'è un altro modo, che è quello di rallentare, cioè di camminare senza fretta, di soffermarsi in un caffè, di osservare la gente, di respirare l'aria della città. Sicuramente ti perderai qualcosa che reputavi imperdibile, ma quello che ci guadagni però è un'esperienza unica, è un senso di connessione con la città, con il luogo che stai visitando. E questo è come gustare un buon bicchiere di vino, assaporando per ogni sorso, quindi ogni sfumatura di sapore. Il secondo problema è che ci sentiamo ospiti nella scena piuttosto che farne parte. Siete mai entrati in un pub dove non conoscevate nessuno? Di solito anche qui può andare in due modi. Il primo è che tu rimani un pochettino in disparte, ti siedi da solo, non parli con nessuno e dopo un po' ovviamente decidi di andartene perché o ti annoi oppure perché ti senti a disagio. Ma può andare anche in un altro modo, cioè basta fare un piccolo sforzo per chiacchierare con la gente, quindi fare per esempio un paio di battute, entrare nel vivo, ascoltare le conversazioni degli altri e prima che tu te ne accorga hai già fatto amicizia e ti sei divertito. La stessa cosa accade quando pratichi la fotografia di strada, perché se riesci veramente a rilassarti, a rallentare e a interagire un pochettino con la scena che hai attorno, ti sentirai molto meno un alieno con una fotocamera addosso e ti sentirai più artista che cerca invece di catturare la bellezza del mondo. Ecco, io non sto dicendo adesso di andare in giro e chiedere a tutti quanti di posare per te e di fare un ritratto di strada.
Basta prendersi però un pochettino di tempo per apprezzare l'architettura, l'ambiente e prima che tu te ne accorga aver scattato delle fotografie che nemmeno tu pensavi di poter fare. Le foto vengono da sé. 4. Paura di non fare delle belle foto. Pronto? Pronto, ciao Nino. Ciao Tullio. Ciao, come stai? Ti disturbo? Bene, bene, no. Senti, una domanda. Io so che c'hai qualche problema, cioè nel senso che hai un po' di paura ogni tanto quando esci a fare street photography, giusto? Sì, tocchi un bel tasto, non è. Ok, ma mi sai dire anche il perché hai questa paura o qual è il motivo per cui, insomma, c'è un po' di ansia? Allora, ormai sono anni che faccio street photography, quindi diciamo che sono rodato, ma non sono abbastanza rodato ancora a quella che è quello che è un mio cruccio, cioè la paura di fare foto non belle. Va bene, te lo dico perché sennò insomma, poi potremmo rompere la nostra amicizia. Sappi che andrai sul prossimo video perché insomma tratto un pochettino proprio questo argomento. Un abbraccio, ciao Nino. Un abbraccio a te, ciao. Sappiamo tutti quanti come siamo arrivati alla fotografia di strada. Abbiamo, per esempio, visto gli scatti mozzafiato di fotografi celebri e abbiamo pensato, vabbè, alla fine potrei farlo anch'io. Però, attenzione, perché l'ispirazione ha anche un lato oscuro. Immaginatevi infatti di stare fuori con la fotocamera in mano, pronti a catturare proprio la vita urbana, le scene della città, e vi accorgete di avere in testa un'immagine di Cartier-Bresson, di Vivian Maier, di Duhanot oppure di Alex Webb. E improvvisamente siete lì e vi chiedete: ma come hanno fatto a far sembrare queste le loro fotografie così spettacolari, così perfette? Come si sono avvicinati così tanto ai loro soggetti senza spaventarli? Ecco, la conoscenza della street photography, del genere della street photography, può essere anche un'arma a doppio taglio. Da un lato sicuramente ci ispira, ed è giusto, ma dall'altro ci può mettere anche i bastoni tra le ruote, può frenare cioè la nostra creatività. Il mio consiglio quindi è quello di fare un bel respiro. Cercate di dimenticare tutto quello che avete visto, e io lo so che è difficile come cercare di dimenticare il sapore del mojito in spiaggia, però provateci. Lasciate da parte quello che pensate sia una buona fotografia di strada, perché in fondo la bellezza è soggettiva. Me l'avete già sentito dire. Qualcuno potrebbe amare i ritratti, mentre altri invece potrebbero preferire proprio gli scatti e le scene di vita quotidiana. Cercate perciò di dimenticare gli esempi, lasciate parlare soltanto le vostre emozioni. Pensate alla vostra pratica fotografica come fosse una meditazione. Uscite magari per un'ora al giorno, oppure due, oppure tutti i giorni se avete il tempo. Col tempo inizierete a scoprire che le immagini risuonano dentro di voi e se non assomigliano a nessuna di quelle che hanno fatto i grandi maestri, allora dovete festeggiare, perché significa che state creando qualcosa di unico ed è, vi assicuro, che l'originale è sempre meglio della copia.